bilancio in cui si ribadiva più voce della necessità del collegamento aereo. A che punto siamo? C'è la prospettiva di avere un collegamento? C'è la possibilità diretto? Sì, dicevamo, stiamo lavorando in questa conferenza dei servizi che si è tenuta a Catanzaro. La proposta dell'amministrazione era quella di inserire Bologna, Venezia, Malpensa, Torino e Genova come collegamenti, appunto, come tratte nuove con questo finanziamento che giunge dal governo nazionale. Questa era la nostra idea, speriamo di renderla sempre più ovviamente concreta, fermo restando, dicevo prima, che lo stesso aeroporto genovese si è dimostrato disponibile e propenso ad investire comunque anche di proprie risorse per creare questo collegamento con la città di Reggio. Siamo in una fase in cui, si diceva prima, purtroppo c'è stato un rallentamento di questo iter, di queste procedure, perché comunque il fallimento di Alitalia, una serie di condizioni che sono venute meno, ad esempio anche Mayer, che era un partner comunque che si era dimostrato affidabile, tutta una serie di altre situazioni che pesano e non poco. È chiaro che tutto questo ovviamente non ci aiuta, però la nostra idea iniziale era quella di fare un collegamento Reggio-Genova e viceversa, collegandolo con Bruxelles o collegandolo con Mosca, o fare comunque dei collegamenti in continuità come oggi Malta-Reggio, Reggio-Malta, cioè Malta-Reggio, Reggio-Roma e viceversa, fare tappa a Genova e da Genova puoi andare a Bruxelles o a Mosca, se non ipotizzate Mosca, sono un dico delle città. Bruxelles, ricordo che in quella fase era una delle città di riferimento. Continuiamo a lavorare su questo versante. È chiaro che poi qui non dipende dalla volontà di amministrazione, noi siamo soltanto da stimolo alle società di gestione, quindi cerchiamo di porci in una condizione, diciamo così, favorevole, cercando di approfittare di un momento di dialogo anche dall'amministrazione per dimostrare che ci sono gli elementi e le condizioni per avviare questo collegamento. Collega Palamara, prego. Sì, Luigi Palamara per Melito Online. Allora, Genova, Reggio, scambio di cultura, commercio, economia, politica, turismo, eccetera. Però si è visto anche da questo dibattito che in effetti i problemi ci sono, anche grossi, perché comunque a livello di comunicazione via mare, autostrada, ferrovie e aereo sono veramente, siamo diciamo al minimo storico, per non dire peggio. Però è importante comunque vedere due sindaci di due grandi città metropolitane che si incontrano su questi temi e dialogano. La mia domanda è: nonostante tutti questi problemi, c'è dell'ottimismo? E se sì, poi come si intende operare per coinvolgere di più i cittadini a questo punto e eventualmente gli altri organi che sono comunque responsabili, tra virgolette, per creare poi quelle condizioni minime per poter essere operativi in questo senso? Non so se ci sia dell'ottimismo, c'è del lavoro che abbiamo macinato e io ritengo che quando si lavora poi qualche risultato arrivi. C'è comunque una consapevolezza diversa delle potenzialità che i singoli territori possono enfatizzare se trovano gli assi giusti di sviluppo e di collegamento. E dunque questa potenzialità io trovo che in gran parte possa venire proprio dal lavoro che con Reggio Calabria, a partire dall'anno scorso, con altre città, così come Reggio Calabria fa con altre città, insomma con questa rete di collegamenti che ognuno di noi prova a far vivere. E in particolare, il sindaco diceva prima, si svolge qui a ottobre la conferenza delle città mediterranee del Mediterraneo. Questa è una tappa che è il risultato di una, diciamo, di un lancio che è stato fatto da Genova, che ha inventato, e proponendola al governo che l'ha fatta propria, la Biennale del Mediterraneo. Noi cominceremo il prossimo anno con la Biennale del Mediterraneo, che pone al centro il tema della scienza,